Un tempo, vescovo di Roma, gli anglicani lo dicevano con disprezzo verso il Papa, e solo quando costui fu relegato in Vaticano con l'annessione di Roma al Regno d'Italia, allora ebbero la propria chiesa a due passi da Piazza di Spagna. Ecco il vescovo di Roma in visita ieri proprio a questa chiesa di All Saints, grato, dice, perché dopo secolari diffidenze reciproche ora riconosciamo la feconda grazia di Dio all'opera anche negli altri, e comunque i fatti storici, spiega, vanno letti con l'ermeneutica della loro epoca. Benedizione dell'icona del Santo Salvatore, vespro cantato, infine dialogo, abbraccio tra il Papa e tre fedeli anglicani, con anche domanda se per l'ecumenismo sia più importante il dialogo teologico o realizzare insieme opere sociali. Risposta, tutti e due, il dialogo teologico ci vuole, certo. Ma questo non si può fare in laboratorio, si deve fare camminando. Poi il viaggio papale in Sud Sudan, di cui si vocifera, sì, è in cantiere e se si realizzerà, Francesco partirà in compagnia del primate anglicano Welby, dato che ad invitarli sono stati i vescovi anglicano e cattolico insieme. Le chiese giovani hanno un coraggio, perché sono giovani come tutti i giovani. Ultimo atto, quattro regali per il Papa, marmellate, una torta, 50 Bibbie in inglese per ragazze africane ex prostitute e l'impegno a distribuire il venerdì la cena ai poveri della stazione Ostiense, in collaborazione tra parrocchie romane di All Saints, anglicana, e Ognissanti, cattolica, ora ufficialmente gemellate.